in Italia doveva fare. Volete un altro po' di pasta? No, io era buonissima. Questo è di contenzio messica. Sì, sì. Niente, ti autocompiaci. Oh, senti, solo una cosa. Aspetta che c'è una cosa. Ma non sta così tanto. Lo so, un pochino. Comunque è buona, vero? Fatta io. La mangi, eh? Buona? Mi piace? Ma fritta è buona. Ma dai, dai. Cioè, vabbè, era così a caricello. Cosa dici? Ma perché? No, comunque, buona, vero? Ragazzi, ragazzi, un attimo, 2 secondi di silenzio. Due secondi di silenzio? Sì, sì, è la mia segretaria, ragazzi, un attimo. Pronto, Carla, dimmi? Ok? Ok, allora invia una mail a The Tollis e ci sentiamo domani. The Tollis. Va bene? Grazie, 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 cara, ciao. Hai pure una segretaria? Ovvio, scusate. Oh, ma è una donna in carriera, ragazzi, lasciatela stare. Nemmeno male, ragazzi. No, veramente, preferisco ricevere 1000 telefonate di lavoro che sentire uno degli uomini che frequento lamentarsi per la mia assenza sotto le sue coperte. Oh, e... cinica. Amo il mio lavoro. E poi non ho bisogno dell'amore. Sì. Ma che dici? Sì, no. Sono d'accordo. Ma che sei d'accordo? Sì, perché magari da piccoli sei innamorati dell'amore, no? Poi però crescendo le cose cambiano. Sì, adesso per me il lavoro è prima di tutto. Alzarmi la mattina, andare al lavoro è pura passione. Sì. Vedi? Un brindisi al lavoro. Ma che stai dicendo? Ragazzi, no, ragazzi, niente brindisi al lavoro. Ma come? Ma dite queste cose davanti al mio fratello? Perché? Che ho detto? Ma l'ha appena iniziato l'università. Ma almeno l'ho iniziato. Ma deve sentire anche l'altra campana. Giulio, non li ascoltare, per favore. Esiste il lavoro, ma esiste anche l'amore. Guarda qui. Io sono la prova esatta del fatto che l'amore esiste. Vabbè, sì, fate. Che strano. Aspetta. Non farà male al bambino? Il vino? No, Giulio, non fa male al bambino. No, me l'ha detto anche il dottore. Si deve abituare il bambino, ma tu che ne sai? Mamma, che ne sai? Te l'ha detto il dottore che fa male? Ti ha detto il dottore che si deve abituare. Scusami. Credo che tutti loro abbiano paura di diventare grandi. Nonostante stiano già vivendo da grandi. Ok, ho una domanda. Io ho sempre paura delle domande di domandoni di Lorenzo. Non ce la posso fare. No, ma adesso spara. Quali sono le vostre paure? Cioè, tipo, per esempio, uno a caso. Quali sono le paure del nostro attore Luca? Oh. Ci dica! No, ma vediamo! Tante! Forse la paura più grande di tutte è quella di non essere felice. Di svegliarmi un giorno a 50 anni e dirmi: era tutto qui? Dai, che domanda di merda! No, era figa invece, era figa invece, sì, sì. Invece la mia paura più grande è quella di non piacere alla gente. Sì, e quindi faccio di tutto per apparire loro come vorrebbero che io fossi. Etero? Ero serio! Quando è che ce la fai conoscere? No, guarda, adesso siamo in pausa. Sì. La pausa. Si dice pausa adesso, Cornina? Riccardo? No, non è la tipa. E comunque, ragazzi, qua l'unica che non ha paura di niente è la nostra super mamma! Sì! Sì, ragazzi, non vedo l'ora che nasca, mamma mia. Era da anni che non mi sentivo così bene, così bella. Condividerla adesso con voi è fighissimo. Beh, ragazzi, non dovevamo far passare così tanto tempo prima di rivederci. Sono proprio felice di essere qui con voi stasera. Felice ed ubriaca. No. Il vino è sul tavolo, va bevuto. Maleducazione non berlo. Beh, però è bello vedere che siamo riusciti a realizzarci, no? Nelle nostre vite. Siamo felici.
Che c'è, Luca? Non sei d'accordo? Sì. Sì? Sì. Sì? Sì. Io mi sento realizzato. So che non ho scelto un lavoro semplice, ma ci credo molto, sì. Io non è che l'ho scelto, è stato lui che mi ha scelto. Io sono felice nonostante tutto. Certo che gli attori sono davvero strani. Pensi siano i primi a mentire, a crearsi una parte che non è la loro anche nella vita. Mio fratello non è così. Certo, magari vorrebbe essere una persona migliore, un po' come tutti in fondo. Ma di certo non mente come questi qua che ridono. Ma che avranno da ridere? C'è qualcosa che... Che cosa ci nasconde, Rick? Che ci nasconde? Ragazzi, ehi, ragazzi, scusate un attimo. Che hai? È tutto bene. Moni? Forse non... Faccio il caffè. Corretto. Leva. Correttissimo. Lei no. Prego. Occhio non azzottarti. Ma che. A dove? Grazie per la serata. Alla prossima. Alla prossima, mi raccomando, non troppo tardi, mi raccomando. Non facciamo che non ci risentiamo. Ok. Ciao. Oh. Beh, quando diventi famoso non ti dimenticare di me. Ma smetti, la sua. Dai, il mio numero ce l'hai, perciò sentiamoci. Certo. Ah? Certo. Notte, friends. Ciao, bello. E a me non mi saluti? Tutto bene? Mm-hmm. Ce la fai a tornare a casa, sì? Certo che ce la faccio. Sicura? Sì, casa, ce la faccio. Sì. Ti sto dicendo che ce la faccio. Senti, piuttosto, non facciamo passare altri 5 anni prima di rivederci? No. Manco a dirlo. Manco a dirlo. Notte, supermamma. Notte, ciao, notte. Bello mio. Vai a casa, riposati. Ciao. Tu! Dammi il vino, ma. Perché? Senti, vado a buttare la spazzatura. Vai in bagno così poi ci vado io. Sì. Da piccoli ci raccontano tante favolette su come si diventa grandi. Ci fanno credere che si possiede il mondo intero e poi è lui a possedere le nostre scelte. I piaceri che provavamo diventano materiali, fisici. E ciò in cui credevamo cambia forma. Pronto, Carla, dimmi. No, Carla, scusami, è che pensavo fosse Alessio. Che c'era là sotto? No, non c'era... Che stai a... Non c'era niente, vado in bagno? Sogni d'oro, Arthur. Sogni d'oro... Ad averceli! Domani è un altro giorno. Che frase di merda.
com'è andata? Beh, andavi nervoso al telefono. No, sono solo un po' nervoso per il lavoro che non arriva. Però non ti devi preoccupare. Certo che non mi devo preoccupare. Se tu sei solo un po' nervoso, se non sono ammessi i fidanzati alle rimpatriate di ex amici, non è che posso. Fanno tutti così. Nessuno le parla di presentarsi ai vecchi amici con il proprio ragazzo dicendo: ragazzi, sapete cosa vi siete persi in questi ultimi 6 anni? Il mio ragazzo! Beh sì, perché sto con un ragazzo! Ma me ne frega un cazzo di quello che fanno gli altri. Io ho scelto te. E devi per forza essere diverso dagli altri. Forse questa sera mi sono fatto un'idea sbagliata sui grandi. Magari domani cambierò idea.